Socio che Groove TV, storie e protagonisti della musica nera. Ogni mercoledì dalle 19 alle 19.30 su Rete 8, canale 86. Buonasera, buonasera, benvenuti a Socio che Groove TV. Qui su Rete 8. Buonasera DJ Mister. Buonasera Mister LV. Buonasera a tutti, siamo qui per presentarvi la puntata numero 34, come ogni mercoledì, la nostra striscia di mezz'ora in cui raccogliamo informazioni, storie e racconti di protagonisti, personaggi della musica nera, ma non solo, perché poi ci allarghiamo, incrociamo sempre con il costume, lo sport, il cinema, la cultura. Molto bene. A questo punto, cosa ci rimane da presentare? Nella postazione VIP, il terzo incomodo. Eccolo qua, Mister Romano, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, ai nostri telespettatori, social, di Rete 8, quelli che ci ascoltano anche con tutte le loro, anche sulla pagina Titolo TV. Titolo, esatto, TV. Che ci segue, ci... Titolo TV. Saluto proprio completamente tutti, dai. Bene. Bisogna fare una piccola, faccio una parentesi al volo, che Mister Romano con questa pettinatura così sembra ancora più pischello, sembra ancora più giovane, un ragazzino molto rock, tra l'altro molto rock. Ragazzi, siamo il 2 febbraio, sembra di essere in primavera, ve ne siete... Tra l'altro oggi non so se avete letto il calendario, oggi è il 2/2/22, quindi una giornata molto particolare. Non so se potrebbero accadere altre cose appunto incrociamo le dita e anche facciamole accadere. Però esatto, speriamo di far accadere cose belle. Sì, diciamo che nel 2020, che era quell'anno comunque lì, non è stato l'anno. Avevamo puntato un po' troppo sul 2020, ma il 22 e il 22 ci, può, esatto, ci potrebbe meglio dare, esatto, delle soddisfazioni. Questa sera stiamo per parlare di un argomento molto particolare, perché a detta di molti critici e molti artisti ci sono due stili che sembrano molto lontani tra di loro della musica afroamericana, che invece sono sempre stati molto collegati. Sono il bebop, quindi un momento della musica afroamericana legata al jazz, quindi uno sviluppo del jazz, e il rap, quindi l'hip hop. Come abbiamo chiamato questa puntata, DJ Mister? From, dal bebop all'hip hop. Esatto, from bebop to hip hop. Cioè abbiamo fatto questo collegamento, e per alcuni potrà sembrare un po' azzardato, ma invece... Le cose che mettono insieme questi due momenti storici, musicali e artistici, sono tante. Che temporalmente è molto lungo, temporalmente è un collegamento lungo, ma poi anche, si è visto che invece musicalmente, ma non c'è un mezzo solo, secolo. Quasi, perché il bebop è degli anni 40 e l'hip hop di cui parleremo noi è quello degli anni 80-90, quindi comunque insomma c'è quasi un mezzo secolo, giustamente, come dice Mister Romano. E perché ci sono questo tipo di analogie? Questo tipo di analogie ci sono per questo motivo, perché il bebop nasce in un momento in cui molti musicisti, tra l'altro grandissimi musicisti di cui adesso parleremo, alcuni li citeremo, decidono che i motivi sono due: un certo tipo di musica jazz, che in realtà era lo swing, quello degli anni 20-30, suonato dalle big band, era un po' fermo, cioè era un po' tutto studiato, c'erano tutte le partiture e il musicista non aveva grandi spazi, vero Mister Romano? Esattamente, e soprattutto era bianco. Era bianco. Allora, soprattutto nel senso buono del termine, sì, perché tutta la parte nera, diciamo, sì, che era quella dettata dal cuore, dal sentimento, sì, e poi chiaramente anche dal tecnicismo, perché portarono in campo quello gli afroamericani, certo, era un po' in panchina, quindi le big band infatti erano bianche, e continuo pure, la maggior parte erano bianche, ed è questo è l'altro argomento, l'argomento è proprio questo, cioè anche se tutte le big band erano figlie di Duke Ellington, che è un nero, ok, dopo che cos'era successo? Che siccome non è ancora presto per presentare questo signore, che è un altro, presentiamo il nostro però regista, esatto, che è Donato, grande Donato.
è successo che le nuove big band, anche vedi, non so, Glenn Miller, Benny Goodman e tanti altri che suonavano nelle grandi sale da ballo, un po' da un certo punto di vista scippano quel, okay? Quel solito meccanismo dello stealing culture, del rubare un po', esatto, e quindi, che è attribuito da sempre ai bianchi nei confronti dei neri quando si parla di musica. Quindi le due motivazioni sono quelle, cominciano a nascere nuovi percorsi musicali, quindi una vera e propria rivoluzione artistica ma anche socioculturale. E quel signore che abbiamo visto prima, che adesso rimettiamo e che ve lo facciamo vedere, signore che imbraccia un sax, si chiama Charlie Parker, detto The Bird, che possiamo identificare come il principale fautore di questa nuova rivoluzione. Ma la rivoluzione è anche sociopolitica, perché questi signori, questi nuovi musicisti, si mettono in testa di far capire ai bianchi e comunque anche al popolo afroamericano che nero è figo, nero è forte, nero è fantasioso, nero ha qualcosa da dire e che i bianchi non possono avere questo aspetto. Diciamo che negli anni 40 e 50, perché di questa epoca si sta parlando, yes, le cose per i neri e anche dopo, ma in quegli anni in particolare, non erano semplici assolutamente. Assolutamente. Era un modo anche per rivendicare, anzi assolutamente, proprio per rivendicare così in musica. E adesso ci arriviamo anche facendo vedere un avvenimento molto particolare. Ma prima, citando anche gli altri che insomma per tutti i critici musicali sono i principali, cioè Dizzy Gillespie e Thelonious Monk, la triade, vero Mister Romano, che vedo che annuisce, certo, loro i padrini principali, ci sono tanti altri, ma abbiamo rappresentato, esatto, con loro tre, siamo partiti da Charlie Parker e gli altri due. E infatti il video che andiamo a vedere adesso è proprio Charlie Parker insieme a Dizzy Gillespie che si esibiscono in un bebop, due in un bebop. Questi sono i due dei primissimi boppers della storia, eccoli qua. Yes. So Charlie, I want to award you now the Downbeat Award for the best alto sax man of 1951. Thank Congratulations you, to you. Thank you. And Diz, this is to you from Downbeat for being one of the top trumpet men of all time. Thank you. Congratulations, Diz. I mean Dizzy, I got a little informal there. You boys got anything more to say? Well, Earl, they say music speaks louder than words, so we'd rather voice our opinion that way, if you don't mind. I think that'd be all right with everybody if you really want to do it. Good. Okay, now while you fellows are getting set there, I better tell the public that we're going to have some really torrid tempo with Charlie Parker, the alto sax, and Diz at the trumpet, and Dick Hymans at the piano. They're going to play, what is it? I think it's Hot House. Hot House? Okay, fellas, let's go. Grandissimi, dicevamo che la presentazione di questi due presentatori, ovviamente bianchi, era un po' come dire, sì, non si ricordava neanche la canzone, hanno fatto anche un sorrisino tra di loro, non c'era proprio questo gran rispetto, ecco, è lì che volevo e arrivare. Questo è proprio quello di cui volevamo parlare. Infatti sapete come li zittivano? Sì. Con i tecnicismi, cioè il bebop era proprio questo, riuscire a far zittire il popolo o quantomeno i musicisti dell'epoca, perché potevano partecipare solo a questo stile quelli che avevano dei tecnicismi di una elevatura eccezionale, cioè potevi soltanto suonare con loro se sapevi suonare in un modo altissimo, se no non si partecipava. E chiaramente il cerchio si stringe, al bebop, certo, partecipavano solo gli afroamericani, perché d'altronde erano quelli più bravi, diciamocela tutta, era così. Vero. Erano quelli che potevano permettersi di salire sul palco con loro, e di bianchi ne arriveranno, ma dopo. Dopo, assolutamente, bravo, proprio giusto, giustissimo questo intervento per sottolineare questa cosa. Uno degli altri grandissimi che si inserirà in quegli anni lì, e stasera ne parleremo più volte, era un signore che si chiamava Miles Davis. Adesso vi facciamo vedere una foto, eccola qua. Questa è una foto di un momento molto duro,
qui lo lasciamo un attimo perché è una foto molto molto particolare. Qui siamo a fine degli anni 50, dove lui si trova praticamente davanti a Manhattan, davanti al Birdland, locale storico dedicato appunto a Charlie Parker, The Bird, si trova lì e sta suonando, è uscito per fumare una sigaretta, sul cartellone fuori c'è scritto Miles Davis. Ha un battibecco con un poliziotto che lo prende a manganellate. Semplicemente in questa maniera, storia vista e rivista, e lui continuava a dire: ma guarda, hai visto quel nome lì? Quel nome lì è il mio. Tra l'altro c'è nel documentario che gira da un po' di tempo sulle piattaforme, è molto ben raccontata questa cosa. Quindi in quegli anni questa faccenda, ed eravamo a New York, a Manhattan, che era la città quindi più figurati sicura, nel sud degli Stati Uniti, era la città più sicura per i neri. Bene, quindi venendo al parallelismo tra questo tipo di rivoluzione socioculturale e artistica data e creata dal bebop, arriviamo al rap. Arriviamo al rap che nella prima parte della sua nascita, quindi nella seconda metà degli anni 70, era un pochino più... molto più festaiolo, modereccio, molto più leggero da questo punto di vista. Vedi Rapper's Delight, il famosissimo brano che ha portato l'hip hop nel mondo, di Sugar Hill Gang, era assolutamente pensato per ballare. Sì, ma era proprio... D'altronde, come l'abbiamo ricordato anche in una puntata, era nato inizialmente come genere musicale da far festa nei block party, proprio quindi nelle feste di quartiere. Però poi negli anni 80, ha virato in un'altra direzione. Grazie a chi? Grazie a un gruppo, in particolar modo, cambia il linguaggio, cambia la consapevolezza e i neri cominciano a dire: eh no, attenzione. Cioè, e questa è la cosa incredibile, negli anni 80 esattamente succede quello che succedeva negli anni 40-50, la discriminazione non è finita, i neri vogliono cambiare il modo di esprimersi e quindi il rap parla delle strade, delle problematiche, e quelli che si fanno, diciamo, principali portavoce di questa nuova maniera di esprimersi sono i Public Enemy, che vediamo qua. In assoluto su tutti sono il gruppo che proprio ha spiccato come livello di energia, come impegno sociale, come liriche, come tematiche affrontate nelle loro liriche. Proprio così. I primi a fare politica, politica nel linguaggio. Vero. Del rap, sicuramente. Vero. E ricordiamo la famosissima Fight the Power, che è, diciamo, manifesto di tutto quello di cui stiamo parlando. Loro che cosa? In questo modo mettono in moto una nuova rivoluzione stilistica, un nuovo modo di esprimersi. Ci sono altre band del genere, ricordavamo prima, mentre salivamo, a Tribe Called Quest. Tribe Called Quest, assolutamente. Quelli sono arrivati un pochino dopo. Sono arrivati un pochino dopo, ma dopo infatti faremo una citazione su di loro, perché aprono una parentesi in quella che poi è stata la decade che ha visto nascere e avere il massimo risalto per il genere che stiamo affrontando. Appunto, adesso, cioè, però hanno cominciato negli anni 80. Sì, fine agli 80. Fine agli 80. E c'erano i Della Soul, che erano comunque un po' leggerini. Molto similari anche loro ai Tribe Called Quest. Vero. Visto che chiamati Della Soul, i Tribe Called Quest e i Della Soul sono stati tra i pionieri di quello che è stato definito l'hip hop alternativo. Ed in particolare Tribe Called Quest ha definito il gruppo hip hop, che è una definizione un po' strana, più intelligente. Ah, più intelligente? Più intelligente e più creativo degli anni 90. Cioè, quelli che usavano una maniera molto molto intelligente e in maniera molto sottile le liriche. Vedi, molto interessante. Visto che vedi, mister Romano, qui ogni volta escono qualcosa, delle perline di saggezza, e quindi grazie, mister. Un modo furbo, intelligente efficace di trattare certi argomenti. Ma io infatti mi immagino che da casa, dopo aver sentito queste cose, la solita curiosità induca le persone ad andare a fare un po' di ricerche. Ce lo auguriamo. Insomma, però cosa accade? Tutto accade in particolar modo in un anno. Arrivano gli anni 90, arriva il 1993, cambia tutto. Sì. E cambia in parallelo tra New York e Londra. Ma intanto partiamo così, guardate questo video. Like a butterfly, don't set a float. Something like a lullaby, brace yourself.
keeps you coasting on the rhythm and cruising. Woo! Up, down, round and round, bound for bound. Nevertheless, you got to get down. Finish the freak to a beat, so you need to move your feet. Sweat from the heat. Straordinario, brano straordinario. Siamo andati a Londra, siamo andati a farvi vedere questo brano di Astree nel 1993, anno che abbiamo identificato come fondamentale. Sì, un anno di passaggio, esatto, di cambiamento. Per unire proprio il jazz e l'hip hop, e nel 93 escono questo primo disco, Hand of the, on the Torch. E sugli Astree, oltretutto, io ho molto a cuore anche il loro secondo studio album, proprio sì, per dire che in quegli anni, negli anni 90, è stata proprio una parabola di tanti gruppi che hanno tirato fuori tante cose interessanti collegate con il genere, perché per esempio Come On Everybody, che era il singolo, certo, di Broadway, Come In Here and Swing, esatto, Everybody Come On Everybody, del loro secondo studio. Però il parallelismo di questo, ecco, di questo brano qui c'è un motivo ben preciso, esatto, perché questa canzone crea questo collante tra il jazz e il rap, perché prende, diciamo così, un campione, o comunque risuona in qualche modo la famosa Cantaloupe Island di un signore che si chiama Herbie Hancock. E quindi è ancora un po' presto. Questo signore si chiama Herbie Hancock e è solo l'autore della canzone. Quindi si crea questo collante. Ma com'è difficile? Cioè, io non so, com'è difficile riuscire a rendere un hit una canzone dove dentro c'è del jazz, del funk? Non è così semplice. Tra l'altro la canzone è... Far diventare una canzone popolare in tutto il mondo, anche in Italia, era in rotazione, era in tutte le radio italiane anche. Sì. Diciamo che il buon Herbie era abituato in quel periodo lì, forse la decade prima, ad aver già snocciolato brani, diciamo, di hit mondiali, sì, che uscivano dal contesto jazzistico. Certo. Questo non lo era assolutamente, no, e sono stati bravi loro a creare questa cosa. Quindi, però probabilmente la matrice del brano già ha un presupposto, sì, per essere sviluppato in quel modo. Loro tra l'altro uscirono su, come anche altri dischi a seguire, su Blue Note, una delle più famose, esatto, etichette del jazz mondiale. E proprio per questo motivo, che cosa abbiamo fatto? Questo parallelo Londra-New York, perché a New York c'era quel signore che abbiamo visto un attimo fa, che adesso ce lo andiamo a vedere, che si chiamava, perché purtroppo se n'è andato un po' di anni fa, si chiamava Guru, che nello stesso anno fa uscire un disco stratosferico che si chiama Jazzmatazz Volume 1. Jazzmatazz Volume 1, disco che veramente consacra questo tipo di atteggiamento, anche perché l'hip hop sì, è in qualche modo era già anche un po' inglese, ma è principalmente americano e possiamo dire principalmente new-yorkese. Oltretutto su Guru e sul discorso Jazzmatazz vanno spese veramente due parole veloci, nel senso che il successo di critica, sì, e anche di pubblico di questo progetto ha spinto, a parte che Guru con questo progetto è diventato automaticamente come il pioniere, vero, proprio del genere sì, rap jazz o hip hop jazz, come lo si vuole definire, sì, ma dopo l'ha spinto ad uscire con altri due progetti, con Jazzmatazz Volume 2 The New Reality nel, sì, 95, dove tirava un po' più verso l'hip hop, insomma c'era sempre questa chiave, certo, jazz, e non contento nel 2000 ha fatto il volume 3 di Street Soul, che personalmente è quello che anch'io preferisco, adoro, dove ha messo insieme tutto quello che era il mondo del soul, R&B, jazz di quel periodo, e cito alcuni degli artisti che erano presenti in quei progetti, sì, per capire l'influenza che lui ha avuto con questo progetto. Poi ce lo vediamo live. C'era Erykah Badu, Kelis, Angie Stone, The Roots, Macy Gray, Bilal, che ritroveremo dopo, vero, c'era anche Herbie Hancock. Questo per dire come questo suo progetto nell'arco di questa decade ha significato veramente tanto per questo tipo di rivoluzione musicale. Vediamolo, eccolo qua, Guru Jazzmatazz. Pull up your pistol when it doesn't make sense to be the bigger man you figure, but in the hand it don't pay.
the trigger. What's the question? Why are you flexing? Here's the answer. All right. Choice of weapon. What's the question? Why are you flexing? Here's the answer. Choice of weapon. What's the question? Why are you flexing? Here's the answer. Choice of weapon. What's the question? Why are you flexing? Grandissimo guru Jazz Mathers, non possiamo, citando guru, anche citare il suo primo progetto che si chiamava Gangstar, insieme a quel grandissimo DJ e mago del campionamento che si chiama DJ Premier. Li vediamo Gangstar, li vediamo proprio in questa foto insieme. Abbiamo scelto per questa puntata solo foto in bianco e nero perché ce ne sembravano più adatte. Oltretutto faccio un altro breve inciso che poi lancio al segmento dopo. Sì. Il brano Jazz Thing del 1990 dei Gangstar, inserito nella colonna sonora di Mo Better Blues, viene considerato il primo o uno dei primissimi brani di rap jazz mai fatti prima. Perché Premier campiona proprio delle porzioni di brani jazz, voci, quindi di quel mondo. E, che cosa accade, citando Premier? C'è un altro progetto che nasce un po' sull'onda di Jazz Mathers, di un signore che si chiama Branford Marsalis, che si era fatto conoscere molto bene per le colonne sonore proprio per Spike Lee, che hai citato tu, e poi perché aveva fatto tutta la prima parte della carriera solista insieme al buon Sting, e quindi mette insieme un po' tutto quel mondo che aveva lanciato Guru e un po' quello che aveva portato a casa dalla collaborazione con Sting in questo progetto insieme a Premier, che si chiama Buckshot Le Funk. Andiamo a vedere la loro straordinaria hit di quegli anni che si chiama Another Day. Bellissima. Sometimes I tell myself I'm better off without you. Through another day. Siamo tornati. Quindi si parla sempre, poi alla fine si ruota attorno a uno dei personaggi che a me stanno più cari. Torniamo su Miles Davis, esatto, che aveva questa bruttissima abitudine di anticipare i tempi, perché si attorniava anche da musicisti pazzesco, giovanissimi, che gli davano quel mood particolare. Quindi il jazz funk, il jazz rock. Esatto, vabbè, partito da... Pensate che lui già c'era nel bebop, perché è stato uno, essendo molto giovane aveva già partecipato, non aveva ancora tutta la tecnica che poi avrebbe avuto. Però nel 90 cosa fa? Però nel 90 ha partecipato a un album che purtroppo lo ha visto non esserci dopo, e l'ha fatto, cioè nel senso ha partecipato all'album, e purtroppo è uscito postumo l'anno dopo, nel 92, che appunto è Dubop, dove lui si mette in condizione di avere questo intreccio con l'hip hop, e di conseguenza... Quindi l'aveva già fatto lui. Anche in questo nuovo panorama musicale lo vedeva partecipe, pur avendo un'età completamente diversa dalle nuove generazioni. Era arrivato prima. Abbiamo qualcosa da vedere, abbiamo The Dubop Song. Here we go. We'll be right back.
let's take a verse from a man called Miles. Cause symphony, he's gonna be around for a long while. Cause he's a multi-talented and gifted musician who can play any position. It's no mystery that you're no risk to me. Cause I'm the love until your girl to throw a kiss to me. And hop in bed and have a fight with the pillow. Turn off the lights and let the J give it to you. And let the trumpet blow as I kick this. Cause rapping is fundamental and Miles sounds so wicked. A little taste of the beatbox sound with the backdrop of doo-hop. And this is why we call it the doo-bop, the doo-bop. Grandissimo Miles Davis, avevi una cosa volevi sì, ricordare? Sì, voglio sempre ricordare i nostri sponsor che il nostro regista chiaramente adesso ci farà vedere con il nostro, che sono con il nostro il Garage del Commercio, Restage, Car Wash City, di cui siamo orgogliosissimi di avere come nostri sostenitori perché della trasmissione sempre. Sia per la TV che per la radio. Esatto, quindi semplicemente perché poi noi il giovedì siamo andiamo Città anche Fusico, radio Città Fusico con il nostro Socio Groove Radio Verso. Dalle 18 alle 19. Ragazzi, noi abbiamo sempre poco tempo, lo sapete, qui il tempo incalza, quindi avremo altri due video. Io farei così, c'è un'altra band newyorkese sempre, di Gable Planets, ce li vediamo al volo, perché vanno veramente, senza la foto, mandiamo subito il video, perché vanno visti perché sono straordinari. Eccoli qua. Yeah, money was the ass. Underneath my naps comes wicked thick plans. Got team where I'm from, where I'm from. It's Clarence 13 where I'm from, where I'm from. Brother took the beats and got fly. Why? That's most ass by 85 where I'm from. Faking the funk, you'll get dead. Projects, tenements, pyramids where I'm from. We're living off that boom, boom, crack. It's that hip hop, rock, it's jazz when I'm max. Peace is the greeting of the insect tribe. Pestilent forces, don't catch the vibe. We live to love, we love to rock mics. I speak in ghetto tongue, cause ghetto's the life. Food for thought, so get a buffet plate. The lyrics are so fat, you might gain weight. Just watch me step alone into the sunset. Left foot, right foot, one, two, mic check. Brewing funk inside my soul kitchen. Pull up a chair, here's a fifth, have a listen. A hard head intervene. Cause doodles not have it, miss some. Che stile, New York. Grande stile. In parallelo, visto che facciamo sempre, cioè andavano di pari passo le due cose, in Inghilterra un'altra band famosissima, i Galliano che vediamo nella foto, avevano fatto proprio questa cosa nella stessa maniera. I Galliano erano riusciti a mettere insieme dei jazzisti e dei rapper, e anche loro erano diventati personaggi straordinari. Erano un trio, ma in realtà erano moltissimi. Tra l'altro, tra di loro militava Mick Talbot, che era il pianista di Style Council insieme a Paul Weller. Per arrivare ai giorni nostri, che intreccio musicale, eh? Di personaggi, caspiterina. Per arrivare ai giorni nostri e per concludere purtroppo la puntata, ricordiamo un signore, un pianista jazz straordinario, che però ha saputo prendere dall'hip hop, prendere dall'R&B, creare un nuovo sound ai giorni nostri. Recentemente, pochi anni fa, è uscito Black Radio, premiato con Grammy, insomma stiamo parlando di Robert Glasper, che vediamo anche lui in questa foto. Robert Glasper, che ha chiamato un insieme di personaggi, ha chiamato a sé veramente il meglio dei cantanti rap e dei cantanti R&B. Sì, di quello che vi ha definito anche l'hip hop. Adesso ve lo facciamo vedere, perché magari non sapete chi è. Eccolo qua, Robert Glasper. E anche in quel disco famosissimo premiato c'era Erykah Badu, con uno dei brani più famosi, Afro Blue. Questo nome, Erykah Badu, che credo ritornerà con un segmento a lei forse dedicato. Ma sicuramente, dobbiamo farlo. E il 25 febbraio uscirà Black Radio 3 di Robert Glasper. Andiamo a farvi vedere l'ultimo video per concludere la puntata. Come sempre, in grande corsa, ringraziamo il nostro regista, ringraziamo la nostra redazione, grazie a DJ Mista, grazie al nostro EV e grazie a Mister Romano. Ma grazie a tutti voi e a FR che produce questa trasmissione. E noi quando ci vediamo? Allora, se volete ascoltarci in radio, ci trovate a Radio Città Fugico, anche sul sito radiocittafugico.it, domani dalle 18 alle 19. Invece qui, dagli studi, la prossima settimana, a Rete 8, dalle 19 alle 19. Sempre di mercoledì. Assolutamente. Vi salutiamo con Robert Glasper e questo è Social Groove TV. Grazie a tutti.
the depths of a man's soul. A ninja turtle's pulling out of manholes. It's this balance between the comic and the conscious that's the challenge. Between the solitary and the conference that I examine. That I imagine once a figure will be the start of world peace and the transformation of inwards. Like the transubstantiation of liquor, but that's just turning them into blood. And when we write back what we was, not a peace sign but a fascination with scissors. So I cut myself off from the calculations of empress empires and the sinners for advancement and human suffering and other things trying to impede my publishing the editorials. That's gonna bring it back to us again. A boomerang minus Holly Berry and Eddie and everybody humping in. Shotgun.